sole le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo sanno tutto quanto e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Natazzole le caffè, che sigaretta coppa per non pare. Noi ancora al terzo appuntamento di Check Up Diritti. Per chi non lo sappia, abbiamo iniziato a Napoli, poi la scorsa settimana abbiamo fatto questa manifestazione a Sant'Agnello e oggi siamo qua per questa degustazione di caffè. Felicissima innanzitutto di essere stata accolta, parlo a nome di Altro Consumo, in questa sede, quindi ringrazio sicuramente il dottor Michele Gargiulo della Torrefazione Maresca per l'ospitalità e per il calore con cui ci intrattiene questa mattina. Non è un caso che abbiamo scelto questa sede e questo argomento, perché come Altro Consumo abbiamo fatto un'indagine rispetto al caffè, quindi rispetto alla tostatura, all'aroma, alla ricchezza dei profumi. Abbiamo messo a confronto 23 assaggi di caffeina proprio per poter stabilire, per far diciamo da vademecum a voi rispetto a queste alternative che si sono poste alla classica tazzina di caffè, ovvero le cialde, ovvero le polveri, ovvero queste macchinette diciamo così un po' industrializzate che sono venute fuori nel corso degli anni. Questa mattina alla fine della giornata sicuramente proveremo e degusteremo le varie miscele che sono qui, ma principalmente parleremo di quelli che sono innanzitutto gli ingredienti veri e propri per la tostatura, l'etichettatura, cosa rappresenta la tazzina di caffè per noi, quindi quanta caffeina possiamo ingerire in una giornata, tenendo presente che in ogni caso spesso la uniamo ad altre bevande come può essere la Coca-Cola, come può essere un Red Bull, come può essere un Illissimo. Quindi formuleremo un po' anche diciamo varie domande, mi auguro anche da parte vostra, rispetto a questo argomento. Io vorrei innanzitutto salutare prima gli ospiti, quindi dicevo il dottor Gargiulo, poi vorrei ringraziare in particolar modo, lo vedo tra il pubblico, il dottor Carlo Pepe del Comune di Piano, perché è sempre sensibile alle nostre iniziative. Qui con noi c'è la dottoressa Coppola che già la scorsa settimana ci ha accompagnato nel percorso dei gelati e consentitemi, partner insieme ad Altro Consumo e non di poco rilievo, l'Università della Cucina Mediterranea. Io devo ringraziare in particolar modo il dottor Vincenzo Carifano e il dottor Benedetto Di Meglio. Insieme stiamo costruendo un percorso e sicuramente questa è una delle iniziative che ci vede ancora una volta tra il pubblico, tra la gente. Altro Consumo ha scelto questa formula alternativa, quindi non più un classico incontro di studio, bensì un'occasione di dialogare con le persone dal vivo. Io vi auguro una buona giornata, nel momento che fermo qui passerei la parola al consigliere Antonio Russo, in modo che possa darci sicuramente un buon saluto e niente, poi nel corso della giornata ne riparliamo. L'azienda Maresca, noi non possiamo che essere orgogliosi, qui al sud noi siamo un pochettino sempre in ritardo, per cui le piccole aziende oggigiorno affannano e diciamo purtroppo al sud le difficoltà sono tre volte quelle che ci sono al nord. Noi non ci elogiamo di niente come amministrazione, anzi noi purtroppo siamo sempre in ritardo. Noi ultimamente abbiamo avuto diversi incontri perché vogliamo cercare di dare una giusta localizzazione alle piccole aziende, finalmente. Se ne è parlato già 30 anni fa, io sono ritornato in amministrazione dopo una ventina d'anni e purtroppo si riparla ancora delle stesse cose, cioè di sistemare tutte queste aziende in un posto degno dove possano esprimere al massimo e al meglio le loro attitudini e quindi valorizzare le loro attività. Purtroppo rimangono, come vedete, quasi all'ombra, e all'ombra però continuano a lavorare, insistono, nonostante i tempi e le grandi aziende vanno avanti e in qualche maniera affogano le piccole, loro sono dei resistenti.
e non c'è che dire che noi siamo orgogliosi di averli e speriamo che le cose vadano sempre meglio. Il mondo si divide in due emisferi, i cavoli e i fritti, la civiltà del tè e la civiltà del caffè. Con la civiltà del tè noi siamo portati in Cina, in Giappone, nelle Indie, nel silenzio, nella riflessione, nei mantra. Invece con la civiltà del caffè siamo catapultati nel movimento, negli sbalzi, nelle Americhe col caffè Brulissi e in tante altre parti, soprattutto poi nella Napoli chiacchierona. Quello che voglio dire è che il caffè ci scrolla dal torpore a prima mattina, guai se non ci fosse il nostro caffè a prima mattina. Invece il tè ci desta le riflessioni della mente. Il caffè è una scossa, il tè è un susso di quiete. Il caffè però ha bisogno di un palcoscenico. Qual è il palcoscenico del caffè? Il tavolino, al bar. Se non ci fosse il tavolino al bar, da quando è nato il bar, poi vi dirò alcune cose, questo tè, questo caffè ci si siede, si chiacchiera, si parla, si discute, diventa un rito di apertura e anche di pettegolezzi, di osservazione. E guai se non ci fosse questo tavolino famoso. Possiamo anche parlare anche di una cosa, che il caffè può essere intellettuale o filosofico. E ci sta Rosario De Crescenzi che ne ha fatto una letteratura nei suoi film. Potremmo poi un giorno proiettare qualcosa del genere. Però il momento importante è quando prendiamo il cucchiaino, e non parlo della bustina, mi piace questa bustina, del cucchiaino e si gira. Buongiorno. E si gira, in modo che quell'amaro prende questo candido zucchero e diventa dolce. C'è pure una canzone, luce con zucchero, tanto è già girato e tanto è già mutato. Ora però c'è uno scrittore che conoscete tutti, Marcello Veneziani, che ho il piacere di conoscere, che è mio amico, che fa parte della RAI, eccetera, e ha detto due cose molto belle. Sedersi al caffè al sud è l'espressione più alta di magnificenza e sovrabbondanza, perché si spreca il bene più prezioso. Qual è questo bene prezioso che si spreca al caffè? Il tempo, bravissimo. E poi ha detto, il caffè è uno sfizio amaro per digerire il mondo. Bellissimo. Però il caffè di Goi è una star in Italia. Abbiamo tante star, ma il caffè è la star più bella. Perché guai alla mattina se non avessimo questa star, perché ci vedi piccoli, grandi, piccoli, ormai dico pure 16 anni, eccetera. La storia del caffè non è facile. Si perde nella notte dei tempi. Infatti se noi vediamo nella Bibbia, il libro Davide dice che porta in dono dei grani abbrustoliti. E Maometto addirittura, Maometto si ammalò. Si ammalò di che cosa? Dormiva sempre, era stanco e si preoccupava. Allora là chiamò l'arcangelo Gabriele, gli disse, questo sta nel, gli diede una tazzina di caffè bollente, Maometto la prese e si svegliò, stette benissimo, andò a combattere, uccise, non è che lo dico, uccise 40 soldati e si unì a 40 donne, quindi fu svegliato completamente. Questo viene riportato dai testi, voglio vissuto. Studi, non è che ecco, saranno leggende, logico. Però dal 14 secolo in poi il caffè incominciò ad entrare, venne in Siria, in Egitto, in Turchia, ed entrò il primo che lo portò, fu Avicenna. Avicenna che è un grande medico, voi lo conoscete, arabo, però lo portò come che cosa? Per le sue capacità terapeutiche. Inoltre nel XVI secolo accade un'altra cosa, che sto caffè
costava molto per i dazi, i passaggi, eccetera, poi era sempre più richiesto. Allora alcune nazioni pensarono di produrlo loro, non solo di andarlo a prendere dove era la sede in Brasile, eccetera. E quindi per esempio abbiamo la Martinica, l'Africa, e questo caffè cominciò. In Italia purtroppo siamo stati sfortunati perché il caffè non attecchisce, non ha il clima adatto e le prerogative per la sua, diciamo, per la sua coltivazione. Però c'è una cosa, ora abbiamo detto questa storia antica che non si può, ma c'è il bar, il caffè è il bar. Com'è nato il bar? Il primo bar che è nato a Venezia nel 1570, quando i veneziani, attraverso un medico botanico sempre, Prospero Alfino, che era stato in Egitto, aveva scoperto questi chicchi di caffè, che poi sapeva anche di cicogna, l'aveva portato perché i nobili lo devono assaggiare, i miei compatrioti veneziani. Venne e il primo caffè, bottega del caffè, è nato a Venezia nel 1683, poi ci sono chi dice nel 40, questo a noi non interessa a questo momento, e quindi anche la Venezia poté avere la sua bottega di caffè. Ora vi dico alcune curiosità e chiudo. Chi è che ha fatto, i turchi ottomani fecero conoscere in Occidente il caffè. E i turchi ottomani, voi sapete, i musulmani che fanno, non possono bere il vino, gli alcolici. E loro dicevano, noi abbiamo il vino d'Arabia, il vino dell'Islam. Qual è questo vino? Era il caffè. Che loro prendevano durante i pasti, ed era per loro il caffè. È una cosa interessante, ne avevano fatto, diciamo, un uso conviviale definitivo. Poi c'è un'altra cosa, sempre i turchi, in Turchia, la moglie, la donna, la moglie, che a cui si vietava, la quale si vietava il marito di prendere il caffè, poteva chiedere il divorzio. Poi questa cosa finì, perché finì? Perché gli uomini capirono che se la moglie, la donna, durante il parto beveva una tazzina di caffè, superava le doglie e stava bene. Quindi il divorzio non ci fu più, non ci è sparito da questa terra. Poi abbiamo il caffè viennese, a Vienna, sempre quando i turchi assediarono Vienna, eccetera, eccetera, però non riuscirono a espugnare questa città e andarono via e lasciarono dei sacchi di caffè. Allora i viennesi lo usarono, però non lo prendono come noi, lo prendono filtrato a lungo, si dice il caffè di Bordo, eccetera. E là pure avviene, il caffè ha fatto la sua... Poi il caffè è stato anche importante nella storia della letteratura, perché noi abbiamo avuto il famoso caffè, questo quotidiano, no, dai fratelli Beccaria, dove si parlava di storie, di filosofie, di scienze e di arti. Inoltre, i turchi, quando parlavano del caffè, non gli parlavano di tipo barno, ma di una scuola delle persone colte. Addirittura dicevano che dove si beveva il caffè erano le scuole del sapere. Lo sapevate questo? No. Altre poche cose ho finito. Poi a Napoli c'era un'usanza molto molto curiosa. C'era il caffè sospeso, che ora in televisione avete sentito ultimamente si è ripreso. Perché allora purtroppo chi non aveva soldi, come sempre succede, poveri, si potevano permettere il caffè. E allora io, insieme a voi che tenevamo più la possibilità, andavamo là e dicevo, guarda, ti lascio questo per un caffè per chi non lo può prendere. Ed ora si è ripresa questa attività che è bella, diciamo la verità. Almeno una piccola, come si dice, una piccola, diciamo, come possiamo segnale dire? Di volontariato, di apertura, però piacevole, di altruismo piacevole, sicuramente. Poi c'è un'altra cosa, c'è questo, la Chiesa incominciò a combattere i bar come luoghi di perdono. Il caffè era la bevanda del diavolo. Meno male che noi abbiamo avuto un papa come Clemente VII, il quale disse un momento, prima di fare l'anatema, eccetera, voglio gustare. Gustò questa bevanda e se ne innamorò a tal punto che la battezzò, la benedisse come bevanda cristiana. È, diciamo, una scatola di latta dove si mettono le carbonelle, poi ci sono ai lati due intaccature, ci si mette questo apposturaturo che sarebbe un cilindro dai 30 e 60 cm largo 15, da una parte lo mettete e si poggia sulle carbonelle già accese, eccetera, e dall'altra c'è questa manovella che si gira, si gira, si gira.
E la cosa bella è che quindi il caffè ogni tanto così alto si deve scuotere, perché se diventa meno pesante vuol dire che il caffè sta a buon punto, fino a che prende il colore del manto del monaco. Io avevo qui poi, adesso me ne farò delle fotocopie, ma come racconto De Filippo, vi dico solo questo, questo compito era alle donne. La mattina le donne appena si svegliavano si mettevano sul balcone, perché si mettevano sul balcone? Perché è molto aromatico, ci sa molto fumo. Perché dentro c'è fumo, quindi si rovina e parla. Ma la cosa bella era questa: ehi, come stai? Con c'è che fatti? Dove andiamo stamattina? E tu, oh, non dormo ancora. No, io lo devo da settimana il caffè, perché poi troppo ci fa male, ma poco ci vuole. E facevano un telegiornale. O solo a Daniele non prendeva, non iniziava. Se non dicevi, invece ha detto Edoardo, io non passavo davanti solo a Daniele e sentivo, per andare a scuola e sentivo, ah, quella che aveva bevuto la sua tazzuletta di caffè. E qui bere 3-4 tazzine di caffè al giorno non solo non fa male, non aumenta i rischi per il cuore né causa altre malattie, ma addirittura sembrerebbe che può ridurre il rischio di diabete, infarto, ictus, cirrosi epatica e Alzheimer. E poi anche altri tumori e quanto altro. L'importante è non esagerare. Allora, cosa è emerso? Ma questo sembrerebbe che poi è un dato anche scientifico, molti medici infatti lo confermano. La dose indicativa giornaliera che dovremmo seguire è quella di circa 3 caffè al giorno, o meglio 3 tazzine di caffè, che corrispondono a 400 mg. Ora, il punto è, nel computo giornaliero noi dobbiamo guardare se ingeriamo esclusivamente il caffè oppure lo uniamo ad altre bevande o ad altri alimenti particolarmente intensi. Dicevo prima, la caffeina, anche la caffeina della Coca-Cola, per esempio, anche se la Coca-Cola risulta essere quella, diciamo, più bassa come valore di caffeina, perché sono appena 30 mg, e come zucchero equivale a 7 cucchiaini, il Red Bull invece sono 72 mg e sono 5 cucchiaini di zucchero, quindi questo è pure importante. Questa filosofia tra l'altro aziendale, tra virgolette, ma filosofia di vita da mio nonno, che è quel signore lì che non l'abbiamo messo in tutte le parti, che fino a qualche anno fa è stato lui il vero padrone di casa, ed era questo luogo aperto a tutti, questo quando si tostava il caffè, io non dico che era un cenacolo culturale, ma insomma era di quella cultura di vita vissuta che, ed era realmente aperto a tutti. Oggi non lo è più possibile perché le norme sanitarie impongono nei luoghi di produzione una chiusura. Credo che quello sia un grosso limite, perché io che da bambino sono nato qui, a 8 anni mio nonno mi faceva scegliere le qualità di caffè per intrattenermi quando mia madre mi lasciava qui in torrefazione, ma si tostava il caffè. Io ho avuto sempre la sensazione di un momento straordinario, quella che era proprio la produzione, la tostatura del caffè. Sono onorato di avervi qui, sono onorato di come azienda, come persona, come chi ama questa terra. Che poi credo che noi anni fa facemmo una mostra, una fiera insomma a Trieste, e ci disse, cioè, Piano di Sorrento è un po' un'anomalia nel panorama del caffè nazionale, perché in un fazzoletto di terra ci sono addirittura, allora ci stavano 4 aziende della stessa famiglia che tostavano il caffè. Allora io ho letto con grande interesse il reportage che ha fatto Altro Consumo sul caffè. Ho pensato come potervi introdurre a quella che per noi è un'arte, no? Lo è perché mi auguro di poi, diciamo, dalle mie parole possiate capire la passione che mettiamo nel nostro lavoro, perché noi qui si parla di sartoria quasi, non di torrefazione, ma di una vera e propria sartoria, cioè noi ambiamo, e mi auguro spesso di poterci riuscire, a vestire, diciamo, i nostri clienti di una miscela piuttosto che un'altra. Farò dei brevi accenni anche alla storia della mia famiglia, perché la cultura mia del caffè non può prescindere alla storia della mia famiglia, anche perché adesso si usa, no, fare lo storytelling. Non so se voi vedete quante multinazionali comprano Loro Piano, piuttosto Parmalat, piuttosto, cioè le aziende italiane, perché le acquistano?
al di là del know-how, al di là della cultura, al di là di tutto, del pacchetto tecnologico, ma dalla storia che loro hanno. Cioè un'azienda, una multinazionale da fuori viene, in particolar modo adesso le francesi hanno conquistato stanno conquistando l'Italia, vengono più anche ad acquistare un mercato o quant'altro, ma acquistare una storia. Allora, lo storytelling è uno di quelli che oggi aziendalmente, diciamo, è quello che va molto, è una scelta aziendale che uno fa, anche perché raccontarsi la storia di un'azienda significa poi farsi pubblicità. Allora, il caffè, il caffè, diciamo, che noi, la nostra azienda come nasce? Nasce come importatrice di caffè, no? A fine 800, 1848, fine, quella, diciamo, è un po' una data che siamo riusciti a tirare fuori proprio con queste cedolini di acquisto del caffè. C'era un signore che si chiamava Giuseppe Gargiulo, papà di Maria Laura Gargiulo e Concetta Gargiulo, che di tanti altri figli, iniziò a commerciare coloniali, spezie e quant'altro. Bello, insomma, lo stesso ha ricordato questa strada, questa via del caffè. La via del caffè spesso si intrecciava, guardate, con la via del pepe, no? Noi eravamo caffè e pepe, quindi coloniali, cioè quello che veniva dalle colonie. Immaginate quel macina caffè, quella ruota che sta fuori, quello macina caffè di fine 800, macinava caffè e pepe. Quindi immaginate che cosa poteva uscire, insomma, come gusto del caffè. Perché, diciamo, questi negozi, più che torrefazioni, erano specializzate nei prodotti delle colonie. Quindi noi il caffè si produce nella zona equatoriale, si divide per brevi accenni, perché per far capire che cos'è il caffè dobbiamo anche capire che origine ha questo caffè. Quindi si divide in arabica e in robusta. L'arabica in particolar modo è molto dolce, molto aromatica, ha un tenore di caffeina intorno allo 0,9, all'1,7, diciamo, per cento di caffeina. È in particolar modo coltivata con grande successo in Africa e in India, è un caffè molto più forte. Questo noi arriviamo per avere il caffè alla napoletana, no? Sì. Noi dividiamo un po', io ho visto su Altro Consumo, poi parleremo anche delle cialde, delle tanto, sì, tanto, tanto bistrattate cialde, che però, se prodotte con un caffè di qualità, con i processi di percolazione, con i processi di estrazione particolari opportuni, no? Dopo parlerò per un attimo anche del modo in cui non si deve solo parlare di caffè, ma del modo in cui viene estratto il caffè, cioè dell'acqua che è usata, la lavorazione. Per esempio, alcune diffidate delle macchinette per le cialde, macchinette per diciamo, tipo espresso per casa, molto molto economiche, perché parecchi hanno, la normativa non la vieta ancora, la caldaia in alluminio. Noi parliamo invece di macchine, pure quelle là che dopo faremo una degustazione, che vi farò assaggiare una cialda, che è la stessa qualità di caffè che noi facciamo, per dire se è buono, poi sarà voi giudicare. Io la ritengo una cialda straordinaria, che anche la cialda può, in determinate condizioni, con determinate qualità, dare un caffè straordinario. Perché la macchietta, per esempio, deve avere una caldaia in ottone, a differenza di una caldaia in alluminio, perché il passaggio dell'acqua calda all'interno dell'alluminio può far cedere determinate sostanze che invece l'ottone non cede. Quindi il mondo del caffè è un mondo molto molto complesso, è molto delicato. Noi, per esempio, noi come azienda abbiamo una tradizione di fare di usare una miscela ad altissima quantità di percentuale di caffè arabica, proprio per tradizione familiare. Noi usiamo, credo, tra i migliori caffè al mondo, il Guatemala, il Costa Rica, il Colombia, il Nicaragua. Per intenderci, il caffè prende il nome dal luogo d'origine, no? Il caffè arabica robusta, dall'arabica alla robusta, poi si chiama caffè colombiano, quindi se viene prodotto in Colombia, e prende il nome dalla fazenda dove viene prodotto. Per esempio, noi usiamo un caffè brasiliano che si chiama Santos Guaxupé Dulce, cioccolattato. Questo nome così lungo è perché Santos è il porto d'imbarco, quindi è un brasiliano che parte dal porto di Santos. Guaxupé è il nome della proprietà della fazenda, dulce perché la qualità dolce, cioccolattato ha questa sfumatura di cioccolato.
Quindi io mo farò degli excursus molto veloci, anche per quando c'è la produzione del caffè, perché potremmo stare qui, chi mi conosce, le ore a parlare di caffè. Il nostro che rappresenta la Prologo spesso mi viene a trovare quando tostiamo il caffè, no? La tostatura del caffè, per esempio, è una cosa, vedevo, si parte, buono il caffè in polvere o a cialdo, ecco, ma bisogna partire a monte del caffè, di dire che qualità si usa, come viene tostato. Per esempio, tutti i procedimenti industriali sono a letto fluido o ad aria spinta per quando sia pulito, cioè questo caffè in questo cilindro che gira, perché quello che diceva la professoressa prima, oggi si parla di tecnologia del caffè, ma si parla di basso tenore tecnologico, cioè il procedimento, la razza con cui veniva prodotto il caffè fine 900 è praticamente la stessa, cioè il fuoco, questo cilindro che gira e questo caffè che deve cuocere. Oggi noi lo facciamo in secondo scuola dall'allora Banca d'Italia, in pieno piano Marshall, perché l'Italia, lo Stato italiano, finanziava le aziende torrefattori napoletani per poter mettere su di nuovo la torrefazione. Allora la Banca d'Italia cosa faceva? Finanziando i torrefattori, metteva a pegno il caffè stesso, perché era un bene. Voi sapete che il caffè è quotato, l'arabica è robusta, è un future, cioè è un bene che viene quotato in borsa. Noi quando importiamo il caffè dobbiamo dire il prezzo, andiamo a vedere la quotazione in borsa del caffè. Quindi un piccolo torrefattore, immaginate cosa deve fare oggi per acquistare, per vendere, per produrre il caffè. Immaginate che la seconda merce più scambiata al mondo dopo il petrolio, il caffè. Sul caffè non si scherza, è uno dei prodotti, il Vietnam che è passato negli ultimi 10 anni è diciamo il secondo. Oggi si parla di Brasile intorno ai 60 milioni di sacchi, il Vietnam intorno ai 30 milioni di sacchi, quindi però immaginate, è il primo esportatore al mondo di robusta, no? E sul caffè poi si entra in un discorso particolare dell'equo solidale, dello sfruttamento delle fazende, in posti poverissimi come il Guatemala, l'Honduras, il Costa Rica. Voi immaginate che quando fate questo gesto semplicissimo di bere la tazzina di caffè, state condizionando nella filiera del caffè la vita del torrefattore, dell'importatore, dell'esportatore, fino al piccolo contadino. Quindi questi grossi gruppi di caffè, quindi determinate caratteristiche, noi abbiamo la presenza, il valore aggiunto, ecco il valore della sartoria, della tostatura a legna. Che cosa succede? Quando proviamo il caffè nel tostino elettrico, quindi che non mette e non leva niente, noi vediamo il grado di acidità e il grado di dolcezza del caffè. Se notiamo che quella, per esempio, è una qualità particolare, che è il Guatemala, è un po' dolce, stucchevole, può essere stucchevole come dolce del caffè, noi scegliamo una qualità di legna un po' più amara, arancio, limone, quindi che cosa fa? Mitica, cioè tende a mitigare questa dolcezza stucchevole, come quando è un gusto molto molto amaro, tendiamo a mettere ciliegio, nespolo, quindi di frutta, un legno di frutta per mettere una maggiore dolcezza nel caffè. Queste possono sembrare sfumature, no? Però è un prodotto, noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare da qualche anno con Don Alfonso Carino e la signora Lina, con Mario e il figlio Ernesto, abbiamo fatto un blend solo loro, no? Non so se più sanno, Don Alfonso sta facendo consulting in tutto il mondo, è diventato, al di là del ristorante noto di Sant'Agata, è diventato una persona che sta portando il gusto italiano nel mondo. A Macao, nel Gran Lisboa, una più grande struttura ricettiva di Lisboa, di Macao, questo imprenditore illuminato gli ha concesso l'uso di un intero piano dove ha aperto il Don Alfonso a Macao. Lui ha portato tra i vari pomodorini, ha portato anche il caffè, noi abbiamo un mese e mezzo qui, hanno scelto la loro miscela e cose. Ma la cosa particolare è che lui ci dà la legna che produce nella famosa tenuta di Veracioc, lì che si affaccia su Capri, e noi tostiamo il caffè con legno. Quindi per dire che questa terra, anche sul caffè che non lo produce, può essere quasi un dolce, cioè può essere quasi una tipicità del prodotto che noi andiamo a fare. Il fumo di questo il fumo che passa all'interno del cilindro, prima lo dicevamo con il professore,
ha un altro valore, cioè uno dei nemici del caffè è l'aria, l'ossidazione, no? Il caffè si ossida, io consiglio sempre di metterlo chiuso in un barattolo di vetro, nascosto all'interno di un cassetto, di un mobile, non metterlo in frigorifero, perché anche se il frigorifero può essere molto utile, no? Perché il frigorifero, specialmente quando si macina il caffè, che cosa fa l'umidità? Tende a creare dei legami a ponte idrogeno, cioè tra le varie, e si compatta. Tant'è vero che io quando all'epoca all'università dovevamo fare il caffè si l'umidità insomma era il problema principale, noi mettevamo il misurino, dovevamo mettere nella macchinetta, nella moca, lo passavamo in un bicchiere nel microonde per qualche secondo, in maniera che scioglieva queste molecole di acqua, e quando lo andavamo a fare sembrava che facevamo l'espresso al bar. Allora dicevano, tu sei figlio del refattore, cioè, non un microonde, un nuovo uscio. È un minimo di un po' di intelligenza, insomma, noi ci siamo inventati questo metodo. Quindi per dirvi, quella patina di fumo che passa e che avvolge il chicco di caffè, ogni singolo chicco di caffè, non fa altro che fare quello che faceva con la mozzarella affumicata, con i salami affumicati, cioè prolungare la vita del caffè. Motivo per cui diciamo, l'ulteriore valore aggiunto della tostatura a legna è anche questa. C'è da dire però un fatto, il rovescio della medaglia, mentre i processi industriali sono molto standard, quindi se il caffè è buono come da bu, il caffè sarà anche buono, come, anche perché poi ci meravigliamo come una linea come Carrefour, la migliore qualità che usciva da questo sondaggio era quella di Carrefour, no? Sia commerciale, ecco, perché usano probabilmente le miscele buone, quindi il processo industriale è un processo molto standardizzato, quindi non leva e non mette niente nella produzione, se il caffè è buono il caffè sarà buono. Il rischio è di usare, voi non so se avete mai sentito queste leggende metropolitane delle pizzerie, no? La normativa per esempio impone che spesso si sta sostituendo la legna nelle pizzerie, nel forno a gas, no, perché l'ASL non vi dà la possibilità. Immaginate che noi dobbiamo tenere la legna a stagionare nelle cassoni chiuse, non deve entrare in produzione. Ti dico cosa è giustissima, perché la contaminazione, il contatto può essere contaminazione, però si sta perdendo un po' quella che è la tipicità, il valore aggiunto immaginate che voi andate in una pizzeria e prendete praticamente in un forno di refrattario meraviglioso, fatta a regola d'arte, forse artigiano, ci sta un cannello in mezzo che pompa questo gas incredibile, è una cosa, non c'è più. Una volta si era a rischio che un po' di carbonella poteva andare sulla pizza, però ha un gusto completamente diverso. L'ultima colosso mondiale come la Nestlé decide di conquistare il mercato con la Nespresso, no? Noi siamo stati a Parigi, c'è una boutique vicino a Louis Vuitton, una boutique Nespresso, cioè là ci va il manager con la borsetta, perché stanno vendendo un gusto italiano, perché Nespresso cerca di ricreare quello che è un gusto italiano, non altro. Allora loro lo fanno e noi lo dobbiamo svendere. I cinesi, quando sono venuti qua da Don Alfonso, hanno detto, noi vogliamo il gusto napoletano di caffè, ma a voi non vi piace? No, noi vogliamo quello, perché quello per noi è sinonimo di qualità. Cioè loro non si sono, cioè quando lo pagano, il fatto che noi dobbiamo valorizzare un gusto italiano, che è quello dell'espresso, la stessa moca, che è una cosa, no, cioè immaginate, noi abbiamo rovesciato, mentre la percolazione, il metodo di estrazione americano, no, è quello dall'alto verso il basso, in quei beveroni, mia moglie mi ha introdotto a Starbucks, no, queste cose che, però buone, io devo dire, quando il caffè è buono, è buono anche quella bevanda lì, che però non è l'espresso napoletano. Noi l'abbiamo fatto all'incontrario, c'è la macchinetta napoletana, la moca, la nostra moca, la percolazione va con la pressione all'alto verso, prendendo tutto il meglio del caffè. Io dico che per quanto possa essere cattivo un caffè, se ha l'ABC, cioè ha una buona monorigine, una buona miscelazione, no? Io lì sopra ho riprodotto una cosa particolare, un gioco particolare che faceva mio nonno. Cioè lui per spiegarmi come si facevano le miscele, diceva prendi tre bicchieri, prendi tre altri bicchieri, mettiamoci la quantità del caffè dominante, che è il Santos, no? Questo, che è tutto italiano. No? Il Santos, il più grande cliente del Brasile, il caffè brasiliano è l'Italia, no? Perché è un caffè che per noi si adatta molto alle nostre cose.
Questo noi l'abbiamo ricreato anche nelle cialde ed è uscita, io credo, una buona cialda, un'ottima cialda. Immaginate che il 90% oggi delle cialde che si vendono in circolazione, che stanno in circolazione, sono 100% robusta, ma robusta delle peggiori qualità. Perché? Perché queste macchinette giocattolo, quando non sono quelle professionali, un po' più professionali, dico, devono fare una cosa, che noi il caffè lo iniziamo a gustare con gli occhi. Devono far cremare il caffè e far scendere lo zucchero piano piano, altrimenti noi pure se il caffè bruciava, meglio gira. Cioè per noi il caffè leggero è sintomo di un pessimo, cattivo caffè. Di cattivo caffè. Questo diciamo per la storia della mia famiglia, la qualità del caffè, la produzione, per intrecciarlo un po' alla vostra indagine, che io dico, ripeto, lo dicevo con Vincenzo Califano qualche giorno fa, è un'indagine importantissima, è un'indagine, noi dovremmo cercare, il caffè ha tanto di soggettività, cioè noi oggi oggettivamente un caffè possiamo dire che è buono o cattivo, ma può piacere ad una persona che si è abituato a quel tipo di caffè, qualsiasi altro tipo di caffè straordinario, a lui sembrerebbe un po' strano, un po' bruciato, un po', cioè quegli oli essenziali, immaginate che ci sono qualcosa come 360, insomma, cioè un'enormità, immaginate cosa dovremmo. Mio nonno, che lui amava definirsi un uomo di terza classe, perché aveva fatto fino alla terza elementare. Io sono un uomo del popolo di terza classe. Era un uomo che, dicevo, periziavano prima dicevo il piano Marshall, no? Cioè loro venivano chiamati alla Banca d'Italia in pieno piano Marshall per periziare il caffè crudo, perché i napoletani che facevano? No? Lo fanno tuttora. Noi non abbiamo più Napoli come porto di importo di riferimento, perché vendono il sacco. Cioè quello che sta dentro non è la qualità che sta scritto sul sacco. No? Allora per periziare questo caffè loro ascoltavano queste muffe, queste cose, e certificavano sì che questo è il caffè buono. Uomini di terza classe, che non erano come Salvari, non erano stati impostatori di muffe, quello era africano, un caffè africano, io l'Etiopia era straordinario. Oppure lo senti questo caffè di fiori, di frutta, di ciliegia, quello era un caffè brasiliano. Quindi riconoscere questi caffè è stato per noi un valore aggiunto, ma anche una storia particolare. Tra le curiosità, vedete quanto è aromatico il caffè. Tuttora mia nonna, mia moglie, mia mamma usano il sacchetto di caffè per levare i cattivi odori dal caffè. Per esempio, io dico, noi stiamo cercando, ci riannodiamo all'indagine, stiamo cercando di essere un'azienda ecosostenibile, cioè i sacchi che potrebbero essere una materia di un rifiuto speciale, noi li facciamo, diamo una sartoria per fare le shopper, per fare le buste. Le cialde, invece di buttare la carta filtro in particolar modo, le cialde come la posa di caffè, se voi le mettete sulla pianta chiuse, quindi praticamente percolano tutte queste proteine che sono presenti nel caffè. Allora, il gettone che esce. Del profumo, questo è un punto fondamentale. Io mi vorrei fermare un attimo, vorrei dare la parola alla rappresentante di Uccimento, perché poi dobbiamo andare a prendere il caffè, quindi Università della Cucina Mediterranea. Il dottor Vincenzo Califano, che è un centro di formazione riconosciuto dalla regione Campania, che si trova a Sorrento presso l'hotel Conca Park e opera nel settore del turismo e dell'enogastronomia. L'Università della Cucina Mediterranea è ben felice di aderire a eventi di questo tipo con alto consumo, perché sono decisamente in linea con quella che è la mission dell'Università, e cioè fare e divulgare quella che è la cultura e la civiltà della tavola. Quindi come consumatori essere consumatori consapevoli, perché ovviamente mangiare e bere bene e saper cucinare significa innanzitutto conoscere quello che mangiamo, quello che beviamo e quindi quello che cuciniamo. Quindi essere curiosi ed informati rispetto a quelle che sono le materie prime. Le materie prime, saperle scegliere al momento dell'acquisto, quindi ecco, leggere le etichette, conoscere chi sono i produttori, i metodi di produzione, quindi conoscere un po' tutte le storie che si celano dietro a quei prodotti. Stamattina abbiamo parlato del caffè. Ecco, dal punto di vista più merceologico ce ne ha parlato bene chi è esperto, dal punto di vista culturale ecco, anche si può dire tanto, e tante curiosità ce le ha raccontate Cecilia Coppola. A me è piaciuta molto una definizione di caffè come bevanda sociale, perché in effetti quando fermiamo una persona e diciamo ci andiamo a prendere un caffè,
cosa gli stiamo dicendo? No, non gli stiamo proponendo di bere la tazzina di caffè, ma di andare a bere qualcosa insieme, di trascorrere del tempo insieme. Così davanti alla tazzina del caffè ci troviamo con gli amici, ci troviamo con dei datori di lavoro, quindi ecco, diventa un veicolo di socialità e di rapporti interpersonali. Un'altra definizione che mi era piaciuta era il caffè come bevanda democratica, perché è la bevanda di tutti, quindi ecco il fenomeno, il rituale del caffè sospeso che ci ha raccontato Cecilia, che diventa per chi lo offre questo caffè sospeso anche un po' un segnale di prestigio sociale, di signorilità, perché chi offre un caffè sospeso è un signore. È vero che oggi sta tornando, io spero che stia tornando con il suo vero significato e non come strategia di marketing da parte delle aziende. È un gesto di generosità dell'umanità intera. Esatto, spero che torni con questo senso. E poi leggevo anche di un meno noto rito invece del caffè del ginocchio, per cui si diceva che molti anni fa ecco, la persona che preparava il caffè poi gettava le pose in un cassettino che stava proprio all'altezza delle ginocchia, e poi a fine giornata arrivava questo caffettiere ambulante, che praticamente era un signore che girava col carrettino un po' come la routine sotto le case, i posti di lavoro, e con queste pose faceva un caffè di bassissima qualità per i poveri, quindi o per nulla o per pochissimi centesimi. Quindi ecco, un altro elemento che ci fa capire come il caffè sia proprio la bevanda per antonomasia della cultura napoletana, lo possiamo riscontrare anche nelle arti, soprattutto nella canzone, che poi è il media culturale più forte nella Napoli popolare, quindi la tazzulella e caffè compare in un sacco di canzoni, da Mugno fino a Pino Daniele. Quindi questo per dire, oggi abbiamo parlato del caffè, ma per qualsiasi prodotto il consiglio deve essere quello di essere curiosi rispetto alle storie. Alle storie sia del cibo, ma sia anche delle persone che sono dietro al cibo, quindi ai produttori e a tutte le loro famiglie, che poi sono storie meravigliose, in modo da fare del cibo. Solo in questo modo il cibo può essere anche un strumento.